Siamo in collegamento con l'assessore al lavoro e alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani. Salve assessore, grazie per essere con noi. Grazie a lei, ben trovata. Allora, oggi è una giornata particolare perché è una giornata di sciopero generale, cortei a Roma, Napoli e Milano. I lavoratori chiedono risposte su tematiche importanti, dalle pensioni al fisco alla precarietà. A Napoli questo problema lavoro è molto sentito in questo momento. Sono troppe le crisi aziendali, troppo il lavoro che non c'è. Beh, sicuramente sono tanti i temi che noi stiamo affrontando, i tavoli che stiamo seguendo, cercando di venire incontro a tutte le necessità e dando delle occasioni di riqualificazione e sostenendo tutti i lavoratori e le lavoratrici della nostra città. Un momento assolutamente difficile. Le abbiamo chiesto di essere in collegamento con noi nel nostro telegiornale per supportare un'iniziativa assolutamente indispensabile proprio in questo momento così difficile per la città, il giocattolo sospeso 2021, che il Comune di Napoli intende proseguire come negli anni scorsi questa tradizione. Cosa è cambiato e come state portando avanti questo progetto? E ci spieghi poi come possiamo fare per donare un sorriso ai bambini meno fortunati. Sì, grazie. Proprio perché anche quest'anno è un anno molto complicato, abbiamo voluto riprendere questa tradizione e fare in modo che tutti i bambini e le bambine della nostra città potessero avere appunto un sorriso trovando un regalo sotto l'albero di Natale. È possibile recarsi per donare giocattoli nei negozi di giocattoli, nelle librerie che hanno aderito alle nostre iniziative. Sul sito del Comune di Napoli c'è l'elenco appunto di tutti i negozi dove è possibile andare a donare, ma abbiamo voluto dare anche la possibilità di donare stando comodamente seduti sul divano di casa attraverso una piattaforma che è un paniere per te, attraverso la quale, quindi attraverso questa piattaforma, è possibile fare delle donazioni e scegliere dei giocattoli che poi saranno portati dal Comune di Napoli, a tutte le educative territoriali che in maniera capillare in tutte le municipalità aiutano e ogni giorno sostengono dei bambini e delle bambine della nostra città. Bisogna appunto proseguire con questa tradizione. A Napoli esiste da veramente tanto tempo, da tantissimi anni, il caffè sospeso, no? In qualche modo una volontà di aiutare sempre coloro che non possono essere magari in condizioni anche di prendere un semplice caffè. Con i bambini dobbiamo avere ancora più disponibilità. Quindi veramente l'appello è che tutti possano in qualche modo donare qualcosa a questi bambini. Sì, è vero, il popolo napoletano da questo punto di vista, anche attraverso le tradizioni, si è sempre contraddistinto per una grande generosità e una grande attenzione, verso i propri, come dire, cittadini, magari in una difficoltà. E quindi veramente ci auguriamo che siano tanti. Anche io, come dire, insieme anche ai miei colleghi, abbiamo già donato online e in questi giorni andremo nei vari negozi di giocattoli e giocattoli a fare le nostre donazioni. Quindi vorremmo che quanti più cittadini possibili fossero insieme a noi in questa donazione per aiutare i più piccoli e rendere loro più felice il giorno di Natale. Come potranno poi le famiglie, insomma, recuperare questi giocattoli? Cosa c'è bisogno di presentare? Perché naturalmente poi, insomma, deve essere a garanzia che questi giocattoli vadano ai bambini che ne hanno veramente bisogno. Sì, come dicevo, ci sono tutte le educative territoriali che sono in contatto anche con gli assistenti sociali, quindi nelle varie municipalità già li abbiamo attivati e sono, come dire, una rete ben disseminata in tutto il territorio che può dare delle indicazioni e identificare quelli che sono i bambini che appunto sono più in difficoltà e che hanno bisogno di un giocattolo. Quindi ribadiamo che questa iniziativa vale su tutto il territorio, per tutte e 10 le municipalità e ci sta in questo modo anche un raccordo con l'amministrazione centrale. Assolutamente sì, l'idea prima potevano essere le persone nei negozi stessi ad andare a ritirare un giocattolo, però ci sembrava, come dire, un po' troppo burocratica questa procedura, dovendo registrarsi, dovendo lasciare i documenti di identità. In questo modo invece vorremmo che l'atto anche di ricevere un giocattolo in donazione fosse una cosa più semplice e più vicina appunto alla realtà che poi, le realtà che seguono queste famiglie, senza troppi adempimenti burocratici. Fino a quando sarà possibile donare?
In realtà fino a Natale, fino al giorno di Natale, perché una parte dei giocattoli li daremo subito prima, ma per chi poi dovesse avere problemi a ritirarli i giorni prima di Natale, li possiamo comunque andare a consegnare fino alla Befana. Quindi c'è tempo, diciamo, per tutte le festività per fare una donazione. Assessore, noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro, sperando che i nostri telespettatori raccolgano il suo appello, al quale noi naturalmente ci uniamo, doniamo per regalare un sorriso ai tanti bambini in difficoltà. La pandemia ha colpito tantissime famiglie, i dati sulla povertà sono veramente allarmanti. Sì, grazie sempre a lei e grazie veramente a tutti coloro che doneranno un giocattolo e che ci aiuteranno in questa campagna di sostegno dei bambini e delle bambine. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederci, grazie.